Allora, benvenuti alla presentazione del fumetto La stanza grigia di Kira Scarpitta. Applauso. Funziona. Applauso. Funziona, vedi che funziona. Allora, siamo Mina e Kira, due content creator toscani, noti nel mondo del gaming, e il fumetto di cui parliamo oggi è anch'esso ispirato al gaming. Ovviamente ringraziamo le persone presenti e Ludicomics per la disponibilità che ci ha fornito. Non è la prima volta che visitiamo la fiera, ma è la prima volta che la visitiamo da ospiti. Allora, Kira, prima di parlare del fumetto in questione, La stanza grigia, che a breve tireremo fuori, faremo vedere, io ho organizzato un giochino per rompere un po' il ghiaccio. E allora, qua io ho, si chiama il gioco The Box, però ovviamente ognuno ha la sua box, la mia è uno zaino, e tirerò fuori degli oggetti che ti rappresentano, che ho trovato che ti rappresentano, e te dovrai un attimo parlarcene, così almeno ti conosceremo meglio. Iniziamo dal primo. Allora, andiamo a vedere. Allora, ho tirato fuori un Ocelot di Minecraft, un Axelot. Che cosa ci puoi dire su questo pupazzetto? Allora, oltre al pupazzetto possiamo parlare del fatto che questo pupazzo simboleggia un po' il mio spirito artistico, perché io fin da bambina, un po' come penso tutti in questa stanza, ho cominciato a disegnare, ma mi sono appassionata di tutto ciò che c'entrava con il mondo dell'arte, del disegno e anche della tessitura, perché per un brevissimo periodo mi sono cimentata anche col telaio. Sono tutte cose che ho abbandonato, scelto il disegno, però di recente mi sono messa a fare l'uncinetto. È un hobby che ho acquisito da circa un anno, mi ci sono appassionata tantissimo, e questo rappresenta un po' il mio lato artistico, che cerco di riversare un po' in tutto quello che faccio, compresa appunto la scrittura e la creazione di contenuti sui social. Però adesso anche a me tocca tirare fuori un oggetto per il nostro signor Mino. Vai. E infatti qui, ignoriamo questo che non fa parte della storia, no, invece sì, tiro fuori una felpa rossa. Ci vuoi parlare di questa felpa? Come vedete, allora, c'è scritto ACR Ghezzano, e dietro già, perché questa felpa ha un po' di anni, c'era già scritto Mino. Allora, di cosa parla questa felpa? Questa felpa l'ho scelta come oggetto perché è un oggetto che, diciamo, per me rappresenta un punto zero, ovvero che prima di questo oggetto non ero, diciamo, la persona che vedete oggi, molto un po' più arzilla, ecco, ero molto timido. E questo è il vestito che ho indossato quando ho iniziato a fare animazione in parrocchia. E lì ho detto, questo è il vestito che non mi vorrò più togliere, perché quello che me lo sento, questo è il mio vestito. E quindi da lì ho detto, questa è la strada che voglio seguire, questo è il vero Mino che finalmente ha trovato la sua strada. Andiamo al secondo? Ah, ma è la stanza grigia, e questo qua perché? È il mio. Sì, effettivamente sì, non ho ancora, no, però... Sì, guarda, ma lo tengo come reliquia. Ora, semmai, parlaci, visto che appunto il libro parla della tua sfera lavorativa, parlaci un po' del tuo essere scrittrice. Ovviamente La stanza grigia è una manifestazione della mia scrittura creativa, perché effettivamente prima di arrivare alla stanza grigia ho scritto anche due romanzi per ragazzi e un romanzo fantasy. Tuttavia lavoro come scrittrice anche nella vita privata, mi occupo di copywriting, ghostwriting, scrivo recensioni, articoli, guest post e tante altre cose, faccio anche la traduttrice, la revisora dall'inglese all'italiano quando viene richiesto. Quindi diciamo che da appassionata della letteratura, che sono un po' sempre stata, sono diventata anche un'appassionata della scrittura anche a livello lavorativo. Però adesso dobbiamo tirare fuori un altro oggetto per Mino. Abbiamo una piccola agenda. Questa agenda qua, velocemente, questa anche per me rappresenta la sfera lavorativa, perché io sono sempre stata una persona che si appunta a tantissime cose perché non vuole dimenticarsi niente. E quindi io vado in giro con queste mini agendine che mi hanno appunto aiutato al lavoro ad essere mini agendine. Questa la tagliamo. No, vabbè, peccato. E mini agendine che mi aiutano a essere sempre preciso e sempre, diciamo, informato su tutto quello che mi circonda. Andiamo a vedere l'ultimo, perché qua... Cioè,
Ah, una borraccia, no, non credo sia questa. Non credo sia questa. Beh, che dire. Che dire. La bambola di Kiria. Allora, questa in ambito creativo mi sa che c'è un po' da raccontare. Sì, questa effettivamente ha una lunga storia, perché questa bambola rappresenta ovviamente la mia parte di me, content creator, e questa è la mia prima skin di Minecraft con cui ho iniziato a giocare ormai più di 10 anni fa a Minecraft. È così che ho cominciato a fare gaming. Questa è la prima skin che mi sono fatta, me la sono fatta da sola perché, come dicevamo, sono un tipo che ama la creatività. E Minecraft è stato il primo gioco in assoluto con cui mi sono approcciata al mondo della creazione di video, quando ancora dire in giro faccio video su YouTube non era una cosa vista tanto bene. Infatti sono rimasta in incognito per parecchi anni, quando poi invece è diventata una cosa che si poteva dire, infatti l'ho detta. Comunque Minecraft è stato un po' il mio primo gioco, ma non è l'unico a cui mi sono approcciata. Poi negli anni mi sono appassionata sempre di più a storie con una storia più complessa di quella di Minecraft. Infatti mi sono approcciata a Life is Strange, ad Undertale e poi al mondo dell'indie game in generale, per esempio Yandere Simulator, prima che cadesse in disgrazia, e Doki Doki Literature Club, che è uno dei giochi che amo di più. Ma prima di passare a Doki Doki, un oggetto che nessuno di noi aveva notato assolutamente e che non è che prende metà stanza. Dove l'avevi tenuto questo oggetto? Dov'era? Allora, questo qua è il mio ultimo oggetto nell'ambito appunto creativo. Questa qua è il piccone di Minecraft che mi ha seguito per tanti tanti anni, partendo dal momento in cui io con la mia ragazza abbiamo iniziato a giocare a Minecraft e a un certo punto abbiamo detto ok, forse è il caso di aprire un canale anche noi YouTube e incentrarlo su Minecraft e sul costruire, ecco perché il piccone. Però io direi che ti faccio una domanda, perché Minecraft ha segnato il punto zero, perché oltre a averci conosciuto, averci fatto conoscere online, ci ha fatto anche conoscere di persona. E quella giornata lì, non mi ricordo l'anno preciso, 2018, Torino, Fiera del Libro, ha parecchi aneddoti quella giornata lì. Ce la vuoi un po' raccontare, perché qui sarebbe da farci un libro su questa cosa? Assolutamente. Allora, raccontiamo, io e Mino ci eravamo conosciuti appunto... Sì, appunto. Quella giornata fu memorabile perché, vabbè, io e Mino ci eravamo già conosciuti grazie a Minecraft, avevamo fatto diversi video insieme nella stessa serie di video di Minecraft. Tuttavia, io nel 2017 ero risultata l'autrice più venduta della casa editrice con cui avevo lavorato fino a quel momento per il mio primo romanzo, e quindi sono stata chiamata come ospite al Salone del Libro di Torino. Ed è stata la prima volta che ci siamo visti di persona, ci sono stati vecchi amici presenti, nuove conoscenze e un maltempo incredibile. Quel giorno tutto ciò che poteva andare storto trovò il modo di andare storto. Si cominciò da una pioggia torrenziale che sembrava di essere sotto una cascata, i taxi che non c'erano, gli autobus che non riuscivamo a prendere, la metropolitana che era stata chiusa a causa maltempo. Arrivammo in ritardissimo, dovevamo essere lì alle 5 e arrivammo in super ritardo perché non c'erano i mezzi, non c'era letteralmente nulla per muoversi, Torino era invasa dalla pioggia, ma alla fine ci riuscimmo ad arrivare, fu una bellissima giornata, una bellissima esperienza, un ritardo mostruoso purtroppo, i genitori erano arrabbiati, ma che ci dovevamo fare? Però quella è stata la prima fiera a cui abbiamo partecipato come ospiti, non soltanto come visitatori, ed è stata quella che ci ha fatto un po' da apripista per tutti gli eventi successivi. Infatti è da lì che abbiamo cominciato a girare più spesso anche a Lucca Comics, essendo toscani ci veniva particolarmente bene, ed è a Lucca che tutto quanto è cominciato. Esatto, tutto quanto è cominciato, quindi io appunto inizierei a fare un po' da la cornice alla stanza grigia, che è il fumetto che presenti oggi. Ti faccio la prima domanda. Come è nato il fumetto? Quando hai visto che iniziava a vedere la sua realizzazione su carta? Allora, era il Lucca Comics versione 2019. Era inizio novembre, fino a ottobre, non ricordo. Fatto sta che ancora non si poteva sapere che razza di catastrofe stava per abbattersi su tutto il mondo. La pandemia, ovviamente, nessuno se l'aspettava. Eravamo a Lucca, eravamo tranquilli. E a un certo punto, in uno degli stand dei fumetti, mi si avvicina un ragazzo, come spesso succede, e mi dice: guarda, siamo un'azienda di manga italiani, ti andrebbe di dare un'occhiata al nostro catalogo?
Io lo guardo un po' così, gli faccio: ok, tu stai cercando di vendermi un fumetto, ma se fossi io a vendere un fumetto a te? Il ragazzo mi... esatto, mancava la tipo carta reverse di uno. Lui mi guarda e mi fa: ti faccio parlare con l'editore, che era lì, e parlo con l'editore, gli spiego chi sono e chi non sono, gli lascio i contatti e mi dice: dopo la fiera ti richiamo e vediamo che cosa fare. E dopo la fiera mi ha richiamato e abbiamo visto che cosa fare. Mi ha presentato un'autrice, Marilena Wu, che non è qui purtroppo, però la saluterei se ci fosse. E di lì è cominciato tutta la preparazione, ecco. Ok, hai detto prima che questa non è la tua prima pubblicazione, però essendo le altre pubblicazioni molto diverse, ti è stato facile trovare un editore per questa tipologia di fumetto? Allora, la verità è che non è stata una cosa programmata. Per quanto riguarda gli altri romanzi che ho scritto, ho seguito tutto l'iter classico, ovvero ho preparato tutte le cose richieste dall'editore, tipo riassunto, tipo il manoscritto iniziale, tipo una sinossi, tutte quelle cose lì, e le ho inviate. Invece questa volta è stata una cosa completamente non programmata, completamente spontanea, quindi l'iter è stato completamente diverso e io stessa non sapevo bene che cosa fare, perché è stata la prima volta che mi sono messa a sceneggiare un fumetto ed è davvero tanto diverso dallo scrivere un romanzo, come preparazione, come preparativi anche che vanno fatti. E alla fine infatti diciamo che questo fumetto non è nato proprio fortunatissimo, anche perché, come dicevo, c'è stata una pandemia di mezzo e anche qui purtroppo tante cose che potevano andare storte sono andate storte, un po' come a Torino. Com'è stato passare invece allora a scrivere due romanzi per ragazzi, uno fantasy, a scrivere un manga? Allora, è stato difficile, perché è un mezzo di espressione completamente differente. Nel romanzo ti puoi permettere di usare tante parole per descrivere le scene, i personaggi, i sentimenti, i dialoghi, tante cose. I dialoghi possono permettersi di essere lunghi, perché a volte le persone parlano anche a lungo, ma nel fumetto questa cosa non la puoi assolutamente fare. Nei fumetti le frasi lunghe e complesse non sono ammesse, deve essere soprattutto una lettura veloce, soprattutto perché l'editore è specializzato in fumetti d'azione e nei fumetti d'azione non si legge, si affida quasi tutto alle immagini, non neanche alle didascalie, proprio alle immagini, alle vignette. La pagina deve essere costruita per essere una narrazione che funziona anche senza i fumetti. Addirittura ti posso dire che molti editori, per capire se un fumetto ha del potenziale, lo sfogliano senza neanche i balloon con il testo. Deve essere una storia che si autoracconta e questa cosa, per me che vengo dal romanzo che funziona esattamente all'opposto, è stata difficile. Infatti mi ha dovuto molto aiutare l'editore per capire come sceneggiare una cosa. Non è stato facile per niente all'inizio. Però appunto vedendo che è tutto che si guarda tanto l'immagine, qui mi viene spontanea domanda, cioè entrando nello specifico ora del fumetto La stanza grigia, da dove è nata l'idea della storia? Qual è stata la tua prima immagine che ti è apparsa, qual è stata l'idea che ti ha fatto arrivare questa immagine e dire: ok, il fumetto che vorrò fare sarà così? Prima di arrivare a questo ti voglio dire che quando mi sono presentata all'editore con l'idea di pubblicare qualcosa con lui, avevo tre racconti già pronti. E di questi tre racconti ne ha scelto uno lui, quello che gli piaceva di più, che già all'epoca si intitolava proprio La stanza grigia. Era un titolo che ho lasciato, quel titolo è rimasto. Gli altri invece, secondo me, hanno bisogno di più modifiche, ma comunque di questi tre racconti che avevo preparato, lui ha scelto quello con il background forse più interessante. Perché di tutti i tre racconti che avevo, questo era quello che maggiormente avevo ispirato al mondo del gaming sotto certi aspetti. È un'ispirazione alla lontana, ma sicuramente c'è stata una componente che ha aiutato. Ci sono stati tre elementi in particolare che hanno contribuito alla creazione di questo fumetto, ovvero un video di Vsauce, che è uno youtuber che fa video a sfondo scientifico, il suo vero nome è Michael Stevens, ma è veramente molto bravo, in cui un uomo viene rinchiuso in una stanza completamente priva di qualunque stimolo. C'è soltanto una luce accesa 24 ore su 24, c'è un bagno, una doccia, un letto e del cibo, non c'è nient'altro. Il suo obiettivo era capire quanto a lungo poteva resistere in questa stanza completamente priva di stimoli, perché dopo un po' la noia si fa sentire pesante. Il problema è che lì non sai se è giorno o notte, non sai più niente, dopo un po' cominci a sentire, a vedere le cose, ed è questa cosa che mi ha affascinato, come il cervello umano in una situazione di stress e di mancanza completa di stimoli se li inventi, perché la noia è più forte della sanità mentale, riesce a averla meglio, a farti vedere cose che non ci sono, e questo è stato un elemento che ho detto è troppo interessante, devo trovare il modo di adattarlo a qualcosa. Quando ho visto questo video ho pensato ha del potenziale.
Invece, per quanto riguarda i videogiochi a cui mi sono ispirata per arrivare a scrivere La stanza grigia, ce ne sono due titoli indipendenti, perché io sono una grande fan dei giochi indie. Il primo è Yandere Simulator, che è un titolo purtroppo caduto in disgrazia di recente, e un altro che io amo moltissimo è Doki Doki Literature Club, che dovresti giocare. Pausa per far andare a giocare a Mino a Doki Doki. Ciao, arrivederci, va. Vabbè, qui spiegaci allora come mai, cioè, questi due giochi ti hanno appassionato, perché ci hai fatto venire un po' di curiosità. Piccola premessa sulla stanza grigia, non è uno spoiler, come vi ho detto prima, è ispirato a un uomo chiuso in una stanza. Infatti il protagonista viene appunto rapito da una ragazza, per amore ovviamente, e chiuso in una stanza. È da lì che ho preso un po' l'ispirazione. Parliamo di questi giochi da cui mi sono appunto ispirata. Sono entrambi giochi indie, e la cosa interessante è che questi giochi fanno creare nello spettatore, nel giocatore, un falso senso di fiducia, di tranquillità, una situazione apparentemente idilliaca, piena di elementi rosa, di musiche carine, di uniformi scolastiche, cupcake, tutto ti sembra portare a un concetto rilassante, allegro, tranquillo, e poi invece scopri che dietro questa apparenza angelica, ricordiamoci questo nome perché è il nome della protagonista del fumetto, in realtà c'è una cosa molto più drammatica, molto più inquietante di quello che sembra. Perché a me piace molto questo dualismo che si crea tra un falso senso di sicurezza e una realtà che poi invece ti va a sconvolgere. È un po' quello che succede anche nel titolo Indie Omori, non l'avevo ancora giocato ai tempi, ma lo sto giocando ora e mi sto ancora aspettando problemi. Comunque è quello che mi piace, oltre al fatto che in questi giochi che ho menzionato vengono spesso utilizzate le personalità archetipiche del mondo della letteratura manga giapponese, ovvero tutte quelle che terminano con dere, ma adesso le andremo ad approfondire più nel dettaglio. Sì, perché appunto vedo che ti intrigano tanto queste personalità. Ci puoi spiegare il perché, cioè cosa sei andata a cercare anche per il fumetto? Partiamo col fatto che io sono, uno, una grandissima nerd, penso si intuisca dal fatto che sono qui, e due, secondo me queste figure archetipiche un po' stereotipate che si usano nella letteratura giapponese in realtà hanno molto potenziale anche in qualunque altro tipo di opera. Perché, parliamone, per chi non fosse pratico del manga o degli anime, tante volte agli sceneggiatori e agli scrittori piace inserire dei personaggi che hanno delle personalità stereotipate che vengono fuori soprattutto in ambito amoroso. Per esempio la tsundere è la ragazzina che tende a essere molto scorbutica ma si addolcisce quando si innamora. È un tipo di personalità che si presta bene alle commedie. Per esempio Toradora è un anime tutto basato su una protagonista che è così, inizialmente cattiva, scorbutica, picchia tutti, ma in realtà non è la sua vera natura, era una sorta di protezione che lei si era creata. E allo stesso tempo si possono creare anche la Dere Dere, che è la ragazza normale, diciamo, quella che non uccide nessuno ma non è neanche cattiva. La Ime Dere, quella che si sente tanto superiore agli altri, la principessa, la regina, però poi trova il modo di diventare più umile. La Ku Dere, quella a cui sembra non freghi niente di nulla e di nessuno, anche lei però è tutta una mascherata per proteggersi. E questi si prestano magari all'ambito della commedia. Poi c'è la figura della Yandere, che è la matta, la pazza per amore, che si presta molto al thriller, alla tragedia, come nell'anime Mirai Nikki, Future Diaries in italiano, cioè in inglese. E ho voluto scegliere proprio questa figura perché secondo me ha molto potenziale per creare una figura che possa fare dei guai molto grossi all'interno della trama, anche al limite dell'illegalità molte volte. Sì, sì, ovviamente non vi spoileremo niente, ma farà dei danni. Leggete il fumetto che poi appunto dopo potete trovare qua. E quindi te, Kiria, che in quale di queste figure ti identifichi? Devo chiedertelo, quindi spiegaci un attimo. Allora, premesso che io non mi identifico con nessuna, però ammetto che la Yandere il suo fascino ce l'ha, voglio dire, è una figura che si presta tanto a essere rielaborata in tutti i modi, anche perché spesso la Yandere, oltre ad avere questo problema di impazzire quando si innamora, ha sempre qualcosa che le impedisce di stare con l'oggetto del suo amore. Tante volte è o il fatto che lui ha un'altra, o il fatto che lei non riesce ad avvicinarsi per un qualunque motivo, o il fatto per esempio che è timida. Per esempio la protagonista della stanza grigia soffre di una grave timidezza che le impedisce di avvicinarsi a lui. Allora, in realtà si parlano ogni tanto, devo dire. Non volevo fare proprio la tipica storia del ti vedo da lontano, non so chi tu sia, non ti ho mai parlato ma mi piaci. No, si sono visti, si sono parlati, lei l'ha salutato nei corridoi qualche volta, lui si ricorda persino chi è, ma non è mai riuscita ad andare oltre, non è mai riuscita a fare quel passo in più che le serviva per dire
mi piaci, usciamo, ti invito. No, poi l'ha fatti i passi, nel fumetto li ha fatti quei passi. Quindi in realtà mi andava di fare quest'unione tra una figura archetipica e stereotipica della letteratura giapponese manga e cercare di buttarla in un contesto moderno in cui potessi diciamo renderla più plausibile possibile. Ho cercato di renderla realistica. Alla fine non ho voluto creare dei bagni di sangue, per quello ci pensano già i giapponesi che sono molto più bravi di me a farlo. Ho voluto creare una cosa più psicologica che violenta. Allora, diciamo che prima hai già parlato un po' del video, ok? Hai già parlato un po' del video, quindi io entrerei ora a parlare direttamente del fumetto, visto che abbiamo fatto una bella cornice. La prima domanda, appunto, che mi sono fatto quando ho visto il video, il fumetto è: perché si chiama La stanza grigia? Qual è il tuo colore preferito? Il blu. Ecco, allora se Angelica avesse rapito te, sarebbe stato La stanza blu. Perché Angelica, la protagonista, prima di rapire il ragazzo che le piace, l'ha stalkerato in tutti i modi possibili. Perché viviamo in un'epoca in cui stalkerare una persona è facile. Ci sono i social che ti danno qualunque tipo di informazione. Ho voluto, diciamo, fare una mini critica sociale attraverso questa cosa. Perché Angelica, prima di creare La stanza grigia, ha cercato tutte le informazioni che potessero servirle per rendere comodo il soggiorno del suo innamorato. Il suo obiettivo non era torturarlo, di fatto, inizialmente. Era quello di tenerlo un po' con sé, tipo animaletto domestico, creandogli un ambiente confortevole con i suoi colori preferiti, i suoi profumi preferiti, i suoi piatti preferiti, ma la cosa è andata un po' storta poi. Fa un po' venire i brividi questa cosa qui. Però appunto, visto che abbiamo già parlato, l'hai un po' sottolineato, ho messo fra le righe che La stanza grigia parla di un rapimento, te quando hai scritto il fumetto, da che parte ti sei schierata? Allora, è una domanda difficile perché sia Angelica che il suo innamorato sono i miei bambini, li ho scritti io tutti e due e quindi mi riesce difficile. È ovvio che Angelica è la cattiva della situazione perché te non puoi commettere atti illegali soltanto perché sei troppo timida per parlare con un ragazzo, quindi è chiaro che è corretto parteggiare per il ragazzo. Tuttavia, li ho strutturati in modo entrambi da essere moralmente grigi. E di entrambi subiranno una crescita nel corso del romanzo che potrebbe ribaltare i pensieri che si è fatto il lettore su di loro inizialmente. Sì, sì, è vero, io avendolo letto sono tutti lì borderline e all'inizio non sai bene appunto cosa potrebbe succedere, come è giusto che sia. Ci hai detto che in un breve tratto di tempo i due protagonisti subiscono appunto dei cambiamenti, ma quanto tempo passa realmente nella storia? In realtà non molto, perché il protagonista viene rapito poco dopo la fine dell'esame di maturità. I due ragazzi si sono diplomati, quella poteva essere l'ultima occasione per vedersi, diciamo, in un certo senso. E quindi la storia viene ambientata durante l'estate di quell'anno, durante l'estate della maturità. Quindi nel giro di un mese, due, la storia inizia e finisce. Quindi è abbastanza breve l'arco di trasformazione dei personaggi. Qual è stata la parte più difficile da scrivere, visto che appunto si tratta di thriller psicologico che non credo sia il più semplice? Allora, la parte più difficile secondo me è stata il finale, perché quando ho scritto il racconto originale da cui è tratto La stanza grigia, l'omonimo racconto, non c'era quel finale. C'era un finale completamente differente che funzionava bene sulla carta, ma sarebbe stato terribile su un fumetto. Perciò mi sono ritrovata con la disegnatrice che già aveva disegnato tante cose a dover scrivere un finale che si adattasse a ciò che già era stato disegnato. Quindi mi sono messa lì, ho cercato di scrivere una cosa che mi soddisfacesse e ho scritto effettivamente un finale che secondo me già dà la giusta conclusione a tutta la vicenda. Per quanto riguarda le opinioni che ho ricevuto su questo finale, qualcuno mi ha detto è il finale più sorprendente che potessi aspettarmi, qualcuno, tipo quell'uomo là con la telecamera, mi ha detto non potevo aspettarmi un finale diverso da questo, quindi vuol dire che magari tra le righe si poteva un po' capire da che direzione tirava il vento, da che parte dovevano andare i personaggi, ma nel complesso sono contenta di come l'ho fatto finire. Sai, pensavo mi parlassi della parte della tortura psicologica, perché io quando l'ho letto ho subito detto ma come ha fatto Kiria a gestirla? Cioè, perché c'è una parte in cui te non capisci se quello che sta avvenendo è reale oppure no. Come si fa a gestire queste situazioni? Allora, è stato un grandissimo esperimento, devo dire, perché non l'avevo mai fatto. Però sì, hai ragione, anche quella parte è stata difficile da scrivere, soprattutto perché andava messa tradotta in immagini.
Però quello diciamo che mi ha aiutato, perché tante cose a renderle con le immagini erano più chiare di quanto non lo fossero quando le ho rese soltanto con le parole. Però diciamo che il vantaggio che ho avuto quando ho scritto la parte della tortura psicologica è dovuto al fatto che l'avevo già scritto. Il finale l'ho dovuto riscrivere da zero, quindi ho dovuto proprio prendermi il tempo per dargli un senso. Quella parte c'era. È stata una questione di riadattarla, però esistere già esisteva quella parte. Per mettere un attimo il punto di tutta questa situazione qua, te quanto tempo ci hai messo per realizzarlo? Quindi dall'idea alla stampa, quanto tempo è passato? La verità è che ne è passato troppo, perché il fumetto era partito alla grande, c'era stata l'anteprima già pronta nel giro di pochissime settimane dall'inizio dei lavori, c'è stato anche il pre-order, c'è stato tutto e poi c'è stata la pandemia e questa cosa non ha aiutato. L'autrice dei disegni ha avuto i suoi problemi personali, per cui ci sono stati dei grossi rallentamenti, anche l'editore ha avuto i suoi problemi. Purtroppo i preordini sono arrivati con grave ritardo, eravamo a scusarci tutti i giorni per questa cosa e alla fine dai lavori iniziati a inizio 2020 siamo arrivati in fondo che era circa settembre 2022. Ci è voluto troppo, sì, però perlomeno per il Lucca Comics il fumetto c'è stato. Infatti questo fumetto qui è stato quello della prima edizione, te c'è uno dei primissimi che siano mai stati stampati. Bene, allora io ti farei le ultime domande, e anche per appunto chi ci sta sentendo, chi ci starà guardando, spiego un attimo il perché leggere La stanza grigia. Questa è una domanda che dovrei fare più a chi l'ha letto che a me che l'ho scritto, però ti posso dare qualche ipotesi. Secondo me può essere divertente provare a leggere una storia d'amore sotto un altro punto di vista, perché ti aspetti la storia d'amore classica, i protagonisti si innamorano, qui no, perché la protagonista femminile, Angelica, pensa di essere innamorata, ma è evidente che lei ha dei problemi, è evidente che il suo amore è malato, che è al limite della follia, che avrebbe bisogno di aiuto psicologico piuttosto che di avere un ragazzo in quel momento. Tuttavia può essere interessante leggere tutti i sentimenti che può provocare, perché ovviamente si prova rabbia, perché il protagonista è arrabbiato, non capisce perché si trova in questa situazione, prova addirittura odio nei confronti di Angelica che l'ha messo in questa stanza grigia, e può essere interessante, secondo me, fare tutto questo excursus di sentimenti dei protagonisti per capire quali sono i propri nei confronti della loro situazione. Ho voluto semplicemente esplorare il lato romantico della vita da un punto di vista che non è quello convenzionale, si spera non lo sia. Io farei l'ultima domanda. Il miglior posto dove leggere La stanza grigia? Allora, io direi che il posto migliore per leggerlo è lo stesso posto in cui è stato scritto, ovvero in una stanza, da soli, con le luci un po' calate e magari con un po' di musica nelle orecchie. Io direi qualcosa che possa piacere ai protagonisti, tipo la musica rock o la musica metal, o se proprio quel giorno ti senti sofisticato, un po' di musica classica. Ok, è vero che si potrebbe leggere anche in treno con i bimbi che ti sentono i cartoni animati a fianco, oppure in un parco con gli uccellini, però essendo un fumetto che cerca di ricostruire un'atmosfera claustrofobica, non sarebbe proprio quello che ho pensato io mentre lo scrivevo, ecco, quindi sì, si può fare, ma toglie un po' di atmosfera, diciamola così. Bene, grazie. Ovviamente prima di chiudere, se qualcuno ha qualche domanda, può fare... Quando il seguito? Potrei avere degli spoiler a riguardo, ma non li posso ancora fare, quindi starò zitta per il momento. Ma seguito non credo ce ne sarà, magari qualcosina ispirato, ma non proprio un seguito. Ok, quindi abbiamo raccontato come il fumetto La stanza grigia è nato, cosa ha portato alla sua scrittura e perché si dovrebbe leggere. Grazie mille di averci ascoltato, a presto.